A me mancano le anomalie, ma il gioco alle spell è molto più bello. Ci sta, alla fine i cambiamenti, ragazzi, sono sempre positivi. Comunque, stavo guardando se c'era il mio yogurtino, ma non l'ho ancora preso. Devo andarlo a prendere di là. Qua dobbiamo pigliare. Qua, ovviamente, è close. Perché con canaglia la questa la finiamo prima. Quanto è forte prendere canaglia into fastidio bot freccia into collezionista di gusci? Io faccio così. Voglio provarci. Dai, facciamo partire sta bet. Dovete ricordarmi poi anche di pagarla. Però nel caso in cui io perdessi, fatelo con. No, ma non ha pezzo. Ma va, dai. Sei un maledetto. Ricordatemelo con contatto. Questo draghi. Mettiamo l'ultimo istante. Assicurerò che questi rimangano qui per la prossima volta. Il sole Prego prima io, please. È tiltantissimo giocare a run. Se sempre c'è 50%. Ci ho giocato per finire prima la que, perché alla fine guadagni un botto di oro giocando così, secondo me, nel long run. Però ovviamente deve andare anche bene. Mantieni la pressione. Non sembra male come partenza. Alla fine abbiamo la canaglia che si attiva due volte, che fa due attacchi. Questo è un 5-2 gigante. Non sembra male. Cioè, al taverna 2 avreste preso un 5-2 volentieri, credo. 5-2 scudato. Hai buone possibilità di vincere. Ho perso un altro 50. Fa un altro attacco. Forte sto shop, raga. E è molto buono. Perché qua si prende il 2-4 e il 2-2. E poi si vede il 2-1 e si prende il 3-3. Potrei prendere il 3-3 anche adesso, in realtà. Cioè, sputa sabbia io lo piglio sempre. Secondo me sto pezzo è gigante. Questo qua è un buon pezzo da prendere dopo vendendo il collezionista. Cioè, la domanda qua è capire se sia più forte questo o questo. Forse questo è più forte. Li tengo per Visto tutti. questo. Potrebbe stare a non frizzare lui in realtà. Perché se livello non si potenzia. Quindi magari posso trovare un'altra 2-4, un'altra canale, sono più forti, 1-1. Evitare casuali, fare level e farei questo a sto punto. Ma. Ok. Però così è più forte. Cioè è più forte rispetto che vendere la 2-1 e prendere il drago, secondo me. Qua mancano 8 attacchi ancora. Ha voglia. Che squadra tipo del campionato sammarinese? Io, ragazzi, non seguo il campionato sammarinese, ma proprio zero. Però se me ne devo dire una. Non mi ricordo neanche qual è. Cos'era il 3 fiori o il 3 penne? È stata recentemente San Marino Italia, no? Hai buone possibilità Devo di andare a vedere su vincere. FOTMOB. Adesso vado su FOTMOB. San Marino. Ok, non mi fa cliccare. Allora. Devo andare a vedere dove gioca. Allo Transfermarkt, deve trovarlo qua. Il moroso di mia sorella gioca nel Murata. Oh, tifo il Murata. Tocca a tifare il Murata, per forza. Allora, qui che si fa? Deve fare level, vigore volubile su un fastidio bot. Non è male per niente. D'accordo, apportiamo qualche miglioria. Perché il San Marino ha un campionato di calcio? Eh sì, e la prima si qualifica pure alla Champions League. Solo che non è diretta come la squadra italiana, ma si deve fare tre gironi preliminari, ben tre ragazzi. Credo che tipo due o tre o quattro paesi, cioè due o quattro paesi al mondo si devono fare il terzo girone preliminare. Grazie Colna, grazie 17° mese di Prime. Praticamente sì, quindi San Marino si deve vincere tre partite per qualificare, per arrivare al effettivo girone classico della Champions League. Posso dire una cosa un po' scomoda? Dai, sentiamo una cosa scomoda. È uscito anche Cattelan in Champions. Mi sa che hanno fatto qualche memata così. Cioè, in realtà la prima volta che hanno iniziato a fare contratti appositi per giocatori,
che veniva a giocare nella squadra sabrinese per fare i primi di Champions è stato ai tempi di Aldair e Protti. Però Aldair era era il giocatore difensore della Roma, non Cattelan, insomma. Era un ex giocatore della Roma che si era ritirato da 3 anni, cioè, addirittura. Mentre Protti era tipo un Ciccio Caputo, per intenderci, un bomber provinciale. E ha fatto cagare uguale, insomma. Dovrebbe essere la penultima squadra del mondo, ti dico. Non è la penultima, è l'ultima. Questo lo prendiamo, non l'ho mai preso. Potrebbe essere il buon momento per provarlo. Mettiamo in tazza. Altrimenti tutte e due. Oppure si fa tazza e evolve. Si possono fare varie combo qua. Allora dobbiamo capire, lui ottiene una magia quando ne muoiono tre. Tre? Potrebbero morirne due effettivamente. Non è male questo. Però ho già i mech. Qui non mi fa proprio impazzire. E tazza che pompa questo non è bello. Allora, che si fa? Level 09. Level sicuro. E 09 a questo punto lo prendiamo. E me lo tengo lì senza baffare. Faccio anche la tazza. Se prendere un Sema, a questo punto lo faccio il turno dopo, raga. Questo, dai. Vediamo anche sta tazza. Un po' più forti siamo. Però non mi piace. Evolve sempre. Vogliamo tenerselo in mano, firzarlo quello lì. Prendere un 6 turno dopo. 6 random, ragazzi. Siamo sicuri? Non credo io. No, il Vaticano non ce l'ha il campionato. Questa non è vera. Non ce l'ha la squadra del Vaticano. Armor. È buono 09, non è buono avendo già il mech, però. No, due Elise. Capita a tutti ogni tanto. Ma mi faccio impazzire, però. Ci sarei quasi per fare level roll io qua. Ora sì che si ragiona. Prendo questo. È gigante lui. Solo che non ho... Cioè, ho genero le spell, è forte questo. Prendo lui e 2-5. Lui e 2-2. Lui dopo servirebbe l'altra naga, il mirmibidone. Ehi, stai davvero creando una grande armata. Cioè, sta 2-5 non è male, però non ho spell da tirargli sopra, quindi in realtà boh. Provai a fare un rollio qua. Meglio assoldare una recluta finché puoi. Questo farlo. Qui. Eccolo, non è male. Quando inizia il vero combattimento nella sua superficie. Vediamo dove ci porta questa build. Forza. Ti stanno puntando tutti. Fa attenzione. Sinistra, mi raccomando. Noi prendiamo 8. Tira il grido di battaglia di un tuo servitore. Non ne ho nessuno qua al momento. Eccoti. Come va la 4 più 4 a tutti. Questa raga è gigantesca. Però non so se prenderla. Io lo dico sempre, fai le cose in grande o non farle affatto. Mirmi bidone. Questa. Sempre meglio avere qualche. Ti piace il gaudiatore? Sì, si sta. Raga, questi sono rotti. Fortissimo sto shop. C'è tutto. Quindi. Oh, leggendaria! Sera. Bella turna. Come le trovi queste spell? Trovo belle queste spell, ragazzi. Però devo capire cosa fare un attimo qua. Adesso, allora, io faccio saltare 3-1. 5-7-0-9. Oppure 5-7. Io voglio prendere questi due. Però voglio prendere anche 1-1 e 4-5. Tutto voglio prendere. Quindi poi tirerò il tocco aureo. Probabilmente prendo il 2-2 sto turno. Combatto per i fan. Quanto sarà difficile. Che gridi non aver tirato le carte. No! Ammazza Cliff! No!
Mi sono giocato delle spare qua. Bruttissimi trade. Comunque grazie mille a Cesco per il nono mese. Le spare sono una figata. Sono una figata le spare. Adesso ci divertiamo. Dai, adesso facciamo un bel turno. Io questo lo proverei a fare. Quello farà un bel po' di danni. È andata male. Mannaggia. Sta comunque, ma tutti pronti per il tuono? Vabbè. Cioè io praticamente qua devo vendere lui e prendere questi tre. Però allora lui non posso venderlo per Dracarys Comba. Dracarys sicuramente si piglia. È più forte. Questa è più forte del 5-2. Quindi l'1-1 non si piglia. Prendo questo. Devo mettere loro due. Pace. Questo 5-2 salterà. Rollo. Quando inizia il vero combattimento? Mi piace il tuo modo di pensare. Mi vedo una coppia? Sì. Per il fato o la sorte. Vuoi vedere il voodoo mio? Vuoi anche evolvere in realtà? Non è male sta comp, dai. Sì. Pari. L'arma non andai fuori range, infatti l'ho fatta, eh. L'ho fatta l'armor. Adesso un'altra non ha senso. Rende dorato il servitore casuale. Imposta il posto questo 20-20? Per un seduttore casuale qua non è che mi faccio impazzire. Imposterei 20-20. Allora, lui è l'unico pezzo che non ci sta al momento. Però mi dà 4 gemme. Cioè, come faccio a buttarlo via lui, ragazzi? Capito? Non so, cioè, mi sembra forte. Questo me ne dà una, questo me ne dà quattro. Però questa scala insieme a lui. Il discorso è quello. Non è il più forte, ma combatterà con onore. Assolutamente. E otterrai una tripla. Cosa sono diventato? Devo farlo saltare sto drago, Dracari, ragazzi. Dracari devo far saltare. Devo far saltare quel drago. Io voglio saltare le naghe, ma non ha senso far saltare le naghe. Oh sì, cioè ci può stare far saltare le naghe a sto punto, mi viene da dire. Una di quelle due naghe lì. Che sono forti. Però queste sono di più. Mi ha da far saltare già adesso. L'8-10 è useless. Questo? Ma sei la carta più forte. Davvero dato tutto. Faccio saltare 40-41 veramente? O il drago? Praticamente tutte e due. Però per ora è questo. Draccari. Porca miseria, è vero, basta far quella spell lì. La luce ha abbandonato questo luogo. Facciamo divertire i nostri.
santo. Morte agli abitanti della superficie. Quello potrebbe fare la differenza. Oddio. Ma quanto è forte sta build, ragazzi. Ma che è sta roba? È forse la build più forte che c'è? Ho infilato 42 danni al mio Oppo. 42 danni, non mi è morto nulla. Poi ci capiamo. Naga 2-1. Vabbè, si ripaga per il turno dopo. Bait, ce lo siamo bait questo. Sostituzione rilevata. La luce ha abbandonato questo luogo. Fate un salto. Non sono riuscito a trovare quelli di Draccari. Sarà difficile. Tengo. Stai andando bene. Questo potrebbe essere la build più forte che si possa fare, ragazzi. Cioè, è incredibile sta roba. Cioè, il mirmidone che è immenso. Due pezzi con che hanno fiele, scudi vino. Tutto che si attiva più volte senza neanche bisogno di avere Draccari in campo nel caso trovi la spell giusta è a fuori di testa. Altri 36 danni. Manca solo questo che è servito di misti, quindi continuiamo a fare le nostre stats, a divertirci. Ehi, stai davvero creando una grande armata. Continua a muoverti. Non sto trovando gli scudi, che farebbero comodo, ma comunque va bene. Questa mi manca come spell, si può tirare. Facciamo prima lui. 100 conchiglie, 5 orecchie. Un'altra. La prendo perché è troppo divertente. Questa cosa mi può dare? Vai da rana, cos'è che fa? Non c'è! Ciao di nuovo! Questa per chiudere. Dai, voglio fare più stats. Morte agli abitanti della superficie! Fa sta roba? No! Non è vero! Hai la vittoria in pugno, sei in prima posizione.
Il mio bidone è diventato minuscolo! Sta cazzo di spell di yoga da tenersi in mano tutta la partita! È comunque... sono talmente forti che vince lo stesso. Ma com'è possibile che sia un 19... ma scusa, era diventato un 20! Boh, vabbè. Okay. Ho trovato Deathwing, che cheat! L'avete mai vista quella clip, ragazzi? Allora, dillo che vuoi trollarla. Bene, altro primo posto. Madonna, ragazzi, ma cioè, da quando ho tirato i capelli sono diventato imbattibile. Cioè, è pazzesco. Se mi taglio a zero, facciamo Lobby Legends. La clip da dove vengono i vari suoni. Non ci credo! Sì, li avevo devastati. Questa qui è la build più forte che si può fare, ragazzi. Sono abbastanza sicuro di questo.